Spariti i cuori rossi che per anni hanno decorato la facciata, l'ingresso del Palazzo del Cinema Lido di Venezia riacquista l'originale nitore. Di rosso resta solo il tappeto in cui sfilano le star, tante quest'anno perché tanti sono i film, ben 150, quindi non sarà una parata di stelle fine a se stessa, ma una parata di stelle protagoniste. Orientarsi non è facile, anche se scorrendo il programma è possibile avere un'idea di massima di quelli che potranno essere i film evento, le sorprese, i grandi classici. Ad aprire la rassegna, giunta alla 74esima edizione il 30 agosto, Downsizing di Alexander Payne, con Matt Damon, un mix di dark comedy, fantascienza, riflessione sociale, ma pure First Reformed di Paul Schrader con Ethan Hawke, Nico 1988 di Susanna Chiarelli per la sezione Orizzonti e Zama di Lucrezia Martel e The Devil and Fada Amorph di William Friedkin, sezione fuori concorso. I critici più quotati della Settima Arte indicano 21 pellicole da non perdere, un viaggio tra storie d'amore, analisi sociali, dalla famiglia all'emigrazione a musical e docufilm. Grande attesa per Human Flow di Ai Weiwei, il film che indaga la crisi dei rifugiati, analizzando il fenomeno in 23 paesi, un'elaborazione lungo un anno per la prima volta all'artista e alla mostra del cinema. A Venezia era già stato varie volte protagonista della Biennale d'Arte ed Architettura. Attenzione anche per Mother di Darren Aronofsky, il candidato all'Oscar per Requiem for a Dream, presentato a Cannes 17 anni fa. Dirige Javier Bardem, protagonista con la moglie Penelope Cruz, anche di Love Pablo, dedicato a Pablo Escobar. Nella lista dei guardare assolutamente, su Barbican di George Clooney e dei fratelli Coen, la quieta dimensione familiare riserva improvvise sorprese nella località su Barbican. The Shape of Water di Guillermo de Toro, il regista di fama mondiale messicano che si ritrova a dialogare con un individuo metà uomo e metà pesce. Ancora la famiglia è il tema portante di uno dei quattro film italiani in concorso, Una famiglia appunto di Sebastiano Riso, storia delle inquietudini di coppia. E poi La sfida dei Manetti Brothers, Amore e malavita, musical neomelodico in cui un boss alla camorra prova a dare una svolta pulita alla sua vita grazie ad una furbissima moglie interpretata da Claudia Gerini. Per non parlare dei film evento, dall'omaggio a Paolo Villaggio alla presentazione delle prime due puntate di Suburra in onda su Netflix, a Leone alla carriera Robert Redford e Jane Fonda. Una mostra del cinema blindata e super controllata, ma anche densa di proposte. C'è il rischio di indigestione se si aggiunge la nuova virtual reality all'isola del Lazzaretto Vecchio.